A volte, a causa della natura di ognuno di noi, siamo più inclini all'una o all'altra stagione dell'anno e ci godiamo quello che ci piace di più. Tuttavia, tutti abbiamo spazi e momenti speciali e importanti per fermarci, nutrire il nostro interno e continuare il sentiero chiamato vita. A veces por la naturaleza de cada uno, nos inclinamos más a una u otra estación del año y disfrutamos aquella que más nos agrada. Sin embargo, todos tenemos espacios y momentos especiales e importantes para detenernos, alimentar nuestro interior y continuar nuestro camino llamado vida. Oggi condividiamo con voi Vezzolano e il suo presepe. Qui guardiamo la canonica di Santa Maria di Vezzolano, meglio conosciuta come Abbazia di Vezzolano. Questa bellissima costruzione in stile romanico e gotico è tra i più importanti monumenti medievali del Piemonte, ad Albugnano in provincia di Asti. Con oltre 1000 anni di storia, l'edificio così come oggi lo vediamo risale alla seconda metà del XII secolo. Hoy te compartimos Vezzolano y su Belén. Aquí observamos la canónica de Santa María di Vezzolano, más conocida como la Abadía de Vezzolano. Este hermoso edificio de estilo románico y gótico se encuentra entre los monumentos medievales más importantes del Piemonte, en Albugnano, en la provincia de Asti, con más de 1000 años de historia. El edificio, tal como lo vemos hoy, data de la segunda mitad del siglo XII. All'esterno il suo campanile e la facciata lunetta, con la Vergine in trono e i lati due angeli. All'interno troveremo il pontile di particolare pregio e poi c'è il bel chioscolo, con portici architettonicamente eterogenei, e sono visibili numerosi affreschi. En el exterior su campanario y la fachada luneta, con la Virgen entronizada con dos ángeles a los lados. En su interior encontramos el puente de especial valor, y luego está el hermoso claustro con pórticos arquitectónicamente heterogéneos, y se pueden ver también numerosos frescos. Proseguiamo la passeggiata fino a trovare il suggestivo e affascinante presepe di Anna Rosa Nicola. Con le loro miniature elaborate e curate evocano la nascita di Gesù Bambino e un intero villaggio intorno a lui. L'immaginazione di viaggiare o visitare questa ridente cittadina si muove dentro di me, respirandone gli odori, osservandone i colori, sperimentando l'armonia e il calore che emana. Ogni spazio mette in risalto i valori, la quotidianità di una vita semplice, serena, allegra, concentrata. Un ambiente che vibra di allegria e fratellanza tra i suoi abitanti, apprezzato nelle incombenze quotidiane e nella condivisione familiare, nei giochi al parco, nella festa di piazza. Il tutto con un giusto ordine e spazio. Questa è la magia che vi invitiamo a riproporre e far risplendere oggi e ogni Natale. Continuamos el paseo hasta encontrarnos con el encantador y fascinante Belén de Ana Rosa Nicola. Con sus elaboradas y cuidadas miniaturas, evocan el nacimiento del niño Jesús y todo un pueblo en su entorno. Mueven en mi interior la imaginación de viajar o recorrer este encantador pueblo, respirar sus olores, observar sus colores y vivir la armonía y calidez que irradia. Cada espacio resalta los valores,
la quotidianidad de una vida sencilla, serena, alegre, centrada. Un ambiente que vibra la alegría y la fraternidad entre sus habitantes. Apreciado en las labores del día a día y el compartir familiar, el juego en el parque, las fiestas en la plaza. Todo con un orden y espacio justo. Esta es la magia que os invitamos a despertar y hacer brillar hoy y en cada Navidad. Thank you.
Eccoci alla conclusione e se desiderate seguiteci, iscrivetevi al nostro canale. Vi consiglieremo sicuramente altre città, paesi, borghi. E se desiderate una nostra realizzazione, se volete aiutarci a far crescere sempre di più un turismo di valore, contattateci. Realizzeremo con voi video spettacolari, anche eseguiti con drone quando è possibile. A presto!